come se nulla fosse mai accaduto. Le magie di Teodosic e una Virtus che non aveva rivali nella corsa allo scudetto, come le prodezze di Ravenna e Forlì in quella che mai come quest'anno era stata una Serie 2 dominata dalla Romagna. Tutto spazzato via dall'esplosione di un contagio che, prima, ha costretto all'impasso l'intero universo della pallacanestro. Poi ha indotto alla capitolazione la FIP, che pure molto aveva dibattuto nelle scorse settimane sull'opportunità di rimanere alla finestra in attesa degli eventi. Niente di tutto ciò. Lo stop definitivo alle attività manda ogni questione in naftalina, cristallizza gli scenari come se si fosse tornati ai blocchi di partenza dei campionati, rimettendo l'orologio indietro di sei mesi. Niente scudetto né promozioni o retrocessioni a tavolino. Una resa incondizionata alla potenza di fuoco messa in campo dall'epidemia del Covid-19. Né i mal di pancia di società gloriose come la Fortitudo o la stessa Virtus questa volta hanno potuto cambiare il corso degli eventi. L'unica certezza per il futuro si chiama crisi economica. Alla ripresa delle operazioni il conto sarà salatissimo, un buco da 40 milioni di euro per tutto il movimento, da dover necessariamente colmare ricorrendo agli strumenti che saranno messi a disposizione dal governo nei prossimi mesi.